Eccoci qua, buongiorno. Stamattina mattinata concitata, perché prima mandava la telecamera, poi non andava l'audio, eccetera. Fateci sapere se sentite decentemente, però per farmelo sapere devo aprire anche la chat. Scusate, sono un po' stamani un po' raccattati. It's important. Comunque, ben ritrovati, ben ritrovato Tommaso, benvenuti a questa nuova puntata della rassegna stampa del venerdì con il nostro Tommaso Nencioni. In chat su YouTube, se mi fate sapere se sentite rumore, ve ne sono grato. Oggi, prima di passare, gratta, scrocchi audio. Vedi, allora non ero io. Metto, ma innanzitutto, scusate, buongiorno a tutti e a tutti, ma tu mi hai fatto anche sbatacchiare le cuffie sul tavolo per vedere se erano loro. Mi sono proprio messo e poi mi dato me le fa spaccare e poi invece era colpa tua. Senti che ho l'assistenza tecnica al telefono, dimmi. Ah, ma no, ti ho chiamato io? No, ho sbagliato. Ragazzi, stamattina è un delirio, ho già capito. No, no, ma è partita, scusa, scusa. Allora, ora meglio, meglio ora, ok. Sì. No. Ora non lo fa più? Ah, Ah, allora era un contatto. Senti, poi sono sempre le solite, bisogna sempre spenge tutto e riaccende tutto, stacca tutto e riattacca tutto. Non c'è altre soluzioni, sono tutte, l'hanno inventate così per fare da due soldi giustamente a quelli che lavorano nell'assistenza, nelle cose, ma in realtà, come raccontava, com'era quella serie lì? Come cazzo si chiama? C'è una serie americana un po' underground. Dove appunto sono dei Fatti incuriosisci consulenti il della marketing. sicurezza, è l'unica cosa, cioè sono un'assistenza tecnica, è l'unica cosa che fanno per tipo 7 stagioni, 24 episodi a stagione, che li chiamano e loro dicono spengi e riaccendi, basta, no, non c'è proprio, non c'è nessun'altra cosa da fare. Allora, però la cosa che dicevo è che vi volevo far vedere. Prima delle prime pagine dei giornali, visto che non abbiamo avuto, almeno io no, spero il Nencio abbia potuto leggere qualcosina, perché io proprio vi leggerei le prime pagine che non ho ancora visto, cioè solo proprio mentre le aprivo. E vi volevo far vedere un pezzettino, l'intro del video di lui. Non so quanti di voi lo conoscano. È uno youtuber abbastanza famoso, l'abbiamo citato più volte nei nostri pezzi, perché proprio per me è proprio il paradigma della sinistra ZTL, che proprio, cioè, è il male, cioè proprio il male assoluto. Poi è molto bravo, è un creatore di contenuti molto bravo. Diciamo, se volete su alcuni argomenti non ci avete voglia di leggere la pagina di Wikipedia, mettete un video suo, sostanzialmente dice le cose che dice Wikipedia, però poi infarcite di un po' di tono, come dire, un po' sarcastico, eccetera, anche bravo, cioè nel senso oggettivamente lui è uno che ci sa fare, è proprio propaganda suprematista, bla, proprio un tot archilo così, però di quella un po' progressista, no? Cioè, sono suprematista bianco perché i bianchi sono più evoluti dal punto di vista, sono più democratici, eccetera, quindi diciamo non suprematista bianco alla Libero, ecco, suprematista bianco alla Concita De Gregorio, ecco. Alla Lloyd George. Esatto. E vi faccio sentire un attimino l'intro di questo pezzo sui trattori, che si chiama I nazisti stanno tornando in Germania, proprio così la tocca pianissimo. Credo, Nencio, tu riesca a sentirlo anche te, vediamo un attimo. Ah, però se metto l'audio forse funziona meglio. Questa è una bella lezione che hanno imparato i nostri padri costituenti a caro prezzo e che noi molto spesso ci dimentichiamo. Riparto e vi faccio vedere anche lo sponsor, Video è perché sponsorizzato da Fisco Zen, ne parliamo il dopo. nostro L'unico proprio. nazista buono è il nazista morto. Questa è una bella lezione che hanno imparato i nostri padri costituenti a caro prezzo. Qui già mi fa ridere perché, diciamo, lui, l'unico, quando ho detto l'unico nazista buono all'inizio, io mi aspettavo che dicesse l'unico nazista buono è quello che legge Kant, stermina, fa un genocidio nel Donbass e resiste all'invasione del dittatore Putin, perché lui è proprio un fissatissimo della resistenza ucraina, azovita, proprio sfegatato, no? Quindi ora però se l'è già scordato, e quindi diciamo perché, vediamo perché parla dei nazisti.
che noi molto spesso ci dimentichiamo. Quindi, quando qualche bel furbacchione, libero pensatore vi dice una roba del tipo: ah, accidenti, ma questa qui non può essere una vera democrazia se non posso essere letteralmente un nazista, uccidetelo. È proprio uccidetelo. Il problema semmai arriva quando non ci sono più nazisti a disposizione con cui prendercela. Ma grazie a Dio, la Germania, che è veramente nostra amica, ha sempre una bella soluzione in tasca. La scorsa settimana avrete visto le gigantesche manifestazioni in tutta la Germania esattamente contro i nazifascisti di sorta, perché nello specifico, a quanto pare, c'è stata una presunta riunione tra alcuni membri dell'Alternative für Deutschland, partito euroscettico, anti-immigrazionista e nazistoide, che avrebbero incontrato... Alternative für Deutschland è un partito nazistoide, no? Quindi ci sono le proteste contro... le proteste dei trattori guidate dalla AfD, che è un partito nazistoide, secondo alcuni membri e finanziatori del movimento neonazista tedesco, e i signori avrebbero parlato di remigrazione, ossia il problema era come deportare via dalla Tedeschia immigrati, richiedenti asilo e tedeschi con origini straniere. Risultato: quasi 2 milioni di persone in 40 città diverse che protestano contro di loro. E certo, fa anche molto piacere. Il problema è che l'AfD, appunto l'Alternative für Deutschland, negli ultimi anni ha preso non pochi, tantissimi consensi, arrivando a sfiorare il 25% nei sondaggi. E quindi perché? Com'è possibile questa cosa? Di chi è la colpa? Che cosa ci dobbiamo immaginare per le prossime elezioni europee? E soprattutto perché, se per caso in Germania due nazisti fanno una cosa, discutono di una cosa, si muovono 2 milioni di persone in 40 città, mentre da noi, se per caso un gruppo di nazisti si raduna e fa il saluto romano, noi siamo qui ancora a chiederci: ma di chi è la matrice? Vediamo la cosa. Sigla. Basta, insomma, questa è la, siccome abbiamo parlato dei giorni scorsi di come questa faida uno contro l'altro, no? Completamente ideologica e strumentalizzante delle proteste dei trattori, quindi da una parte appunto l'estrema destra che ci vuole mettere il cappello, la destra non così estrema ma che strizza l'occhio all'estrema destra, le usa in chiave, no, negazionista, climatoscettica, diciamo, in qualche modo, e dall'altra parte, diciamo, la sinistra, che appunto la sinistra, chiamiamo questa gente qui di sinistra, diciamo, è un po' un'offesa, vabbè, sì, sono di sinistra. Hai detto sì, perché sì, bisogna farsene una ragione, quella è la sinistra, sì, è vero. E quindi la sinistra che dice che sono tutti nazisti, è un complotto dell'estrema destra, e quindi è arrivata l'ondata nazista, e quindi facendo così, ovviamente, no, consegna tutta la protesta, che è non legittima, scontata. Infatti ultimamente ho visto, è tornato in campo anche Antonio Di Pietro a difesa dei trattori, e lo vorremmo tantissimo intervistare, l'avevamo già cercato, ma ci aveva dato un po' il due di picche, vediamo un po' se su questa cosa qua invece torna in ballo, perché ad esempio ho visto, ho rilasciato un'intervista a Michele Santoro, ma anche sui giornali di ieri, era da diverse parti. Anche sul Fatto di oggi c'è un'intervista. Noi, vecchio Antonione, io lo ascolto sempre volentieri, nonostante, diciamo, sia uno dei protagonisti di un'inchiesta giudiziaria che noi chiamiamo golpe, ma per me involontariamente, ecco, non è che l'ha detto anche lui, ecco, non volevo esattamente quello che è successo, e comunque appunto consegnano, ovviamente queste prese di posizione consegnano pienamente tutta la mobilitazione all'estrema destra, visto che se te ti mobiliti cerchi una sponda politica, se quella ti dicono a una vecchina di 60 anni della provincia di Lipsia, che lavora 12 ore sui campi, perché va lì a dirle: oh, ma qui le multinazionali non ci danno più una lira, e te le dici nazista, fascista, lei, e quell'altro ti dicono no, hai ragione, lei diventa giustamente dell'AfD nazi, e sostiene un partito o delle frange magari appunto che quell'odore lì dentro ce l'hanno, e come. Quindi, diciamo, era un po' per dare una prova provata proprio del delirio della sinistra concita, ecco, da ora in poi la chiamerò così, la sinistra concita. Vecchina di 60 anni, vecchina 60 anni, ragione, fra poino ci siamo anche noi, no, una signora di 60 anni, una donna matura, giovane donna matura di 60 anni, avete perfettamente ragione. Stamattina, ragazzi, sono un po' insomma, sono un po' fuori controllo. Allora, il giornale, ci sono tre cose fondamentali sui giornali di oggi, che sono
appunto, prima di tutto la protesta dei trattori, la vittoria dell'Unione Europea contro il veto di Orban per i 50 miliardi di sostegni all'Ucraina, e poi c'è in particolare sottolineato ovviamente dai giornali filogovernativi, assolutamente omesso, perché diciamo, come ci ha spiegato De Benedetti, i giornali del gruppo Gedi sono stati comprati, esistono apposta per dissimulare, diciamo, le malefatte di Stellantis, e quindi lì ci sono un po' meno, però appunto continua questa querelle tra Exor, diciamo, ex Fiat, Stellantis e il governo, che chiacchiera, però poi intanto un bel miliardino di incentivi le l'ha cioccata anche a questo giro per farci una sega, perché non investiranno manco un euro. Allora, nodo Stellantis, ricatto Fiat, ora è guerra con il governo, la ditta Vares minaccia, senza incentivi via dall'Italia, ipotesi partecipazione statale. Questo è interessante, e poi magari approfondiamo un attimo, perché questo, insomma, questione delle partecipazioni statali dopo Ilva torna, diciamo, in auge, e non c'entra niente, diciamo, con le partecipazioni statali, quelle che ci piacciono a noi, dove lo Stato fa la politica industriale, ma ha solo a che vedere con lo Stato che para il culo agli investitori privati in qualche modo. Fondi per 50 miliardi, Meloni mette d'accordo l'Europa e Orban, non so quanto appunto sia vero questo ruolo della Meloni, probabilmente qualcosina ci ha messo anche lei, è abbastanza normale e comprensibile che il giornale, diciamo, sottolinei questo aspetto, perché appunto il giornale è quello che più coerentemente, diciamo, fa parte del campo, diciamo, neoconservatore, bla bla bla, e però più convintamente, a differenza di Libero e della Verità, insomma, ha sempre sostenuto senza se senza ma l'intervento italiano in Ucraina, cioè il sostegno italiano agli ucraini. Poi i prenditori, questo è il Libero, Elkan sfida l'Italia, arriva a 1 miliardo di incentivi per l'auto, ma Stellantis ha ancora appetito, senza aiuti per l'elettrico gli impianti restano a rischio e il governo apre a una partecipazione statale. Fa un casino il Nencione, già ci sente la sigla, fai che casino anche te. Su Kiev l'Europa salva la faccia grazie a Meloni, dice il premier convince Budapest. E poi l'elefante francese nella nostra stanza, scrive Mario Secchi. Carlos Tavares ha confermato l'ovvio, Stellantis vuole più incentivi per l'auto elettrica e per averli mette nel menu i dipendenti delle sue fabbriche in Italia. Potremmo dire che non c'è niente di nuovo, che si tratta dell'antica strategia della famiglia di Torino, che è scomparso Sergio Marchionne e sono tornati all'antico metodo, mungere le vacche dello Stato, come se Marchionne non avesse avuto fuori. Cioè, è proprio parole in libertà. Ecco, questa è. Penso che ci sia molto di più in gioco, non è solo una questione di cassa, lo scenario è cambiato e bisogna porsi qualche domanda. A cosa pensa Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, e qual è la strategia di Exor, la holding di partecipazione famiglia Agnelli, la macchina finanziaria guidata da John Elkann? E va bene, qui poi continua qui. E invece la verità, il titolo principale appunta alla protesta dei trattori. I trattori fanno nera l'Europa verde, quindi diciamo sono d'accordo in qualche modo con Gio Pizzi, no? Nera, verde, quindi diciamo... però loro sono contenti che siano neri, ecco. Bruxelles messa a ferro e fuoco, non è un bello spettacolo, però è difficile non condividere l'esasperazione dei contadini, assolutamente d'accordo, alle prese con un insieme di regole tanto ideologiche quanto insensate che stanno uccidendo la nostra agricoltura. Questo che si tratti di ideologia, diciamo, ho alcuni dubbi. La Salis, Stellantis minaccia, chiudiamo, e la Schlein sta con i francesi. Duro scontro tra l'azienda che si è pappata la Fiat e l'esecutivo Urso, pronti all'ingresso nel capitale, pure Conte si mischia. Il Foglio, vabbè, non stiamo a leggere i titoli del Foglio, sono sempre un po' troppo deliranti, vanno digeriti prima, ecco, prima. Aiuti all'Ucraina, Orban vota sì, Europa compatta, la mediazione di Meloni, questo è il Corriere della Sera, i colloqui con Budapest sul caso Salis, chiesto rispetto, e l'ha chiesto rispetto già. Cosa serve ora a Kiev, dice Federico Fubini, molto prima di trasformare George Soros nello spauracchio che manovrerebbe ogni complotto, Viktor Orban, e in effetti in Ungheria George Soros è lo spauracchio che pilota ogni
ogni complotto, nel senso che è proprio l'idea di Soros è che l'Ungheria sostanzialmente è sua, e diciamo qualsiasi potere politico che si interpone tra il fatto che lui sia così ricco, spropositatamente ricco per un piccolo paese come l'Ungheria, lo vive come un'ingerenza e dice: ma io con tutti sti soldi devo stare a parlare con Orban per essere l'uomo che incide maggiormente sulla vita politica dell'Ungheria, che fatto è? Non torna. Viktor Orban in anni lontani ha studiato a Oxford grazie a una borsa finanziata dallo stesso filantropo ungherese, non lo sapevo questa vita. E si vede, è un aspirante autocrate, regna su un sistema corrotto e brutale, non si fa scrupoli. Nessuno però può accusarlo di essere rozzo. Da decano dei vertici europei, il leader ungherese è bravissimo a leggere gli umori di una sala piena di leader. E poi la stampa, la rabbia dei trattori, guerriglia a Bruxelles, le vere ragioni della protesta, scrive Mario De Aglio. No, ma Mario De Aglio è sempre abbastanza ragionevole, no? Non del tutto concludente, ma propone spesso, diciamo, punti abbastanza ragionevoli. È un po' come al Nencio piace Stefano Folli, a me piace abbastanza De Aglio, nel senso che comunque... No, Massimo Franco. Ah, Massimo Franco, Massimo Franco. Anche in De Aglio ci vedo una certa onestà intellettuale, poi manca di materialismo dialettico marxista, ma quello è un altro punto. Nel bel mezzo dell'inverno la terra coltivata riposa e gli agricoltori fanno bilancio e programmi per la prossima annata. Nell'inverno 2024 questi programmi li portano lontano dai campi a bloccare con i trattori le grandi città. E poi qui c'è quest'altra cosa che ti volevo chiedere un po' la tua opinione, perché non vorrei essere stato frainteso. Abbiamo fatto sto pezzo stamattina su Sinner, che ovviamente fa un po' di clickbaiting, come di Sinner. Ah, poi, cioè, a me sta anche simpatico, cioè, a parte che non seguo più il tennis da 30 anni, per quel poco che lo seguivo anche 30 anni fa, però così proprio a vederlo così di faccia mi fa anche simpatia, e io sono un po' basico nazionalista in questo, cioè quando vince un italiano sono contento, ma può essere anche, cioè, nello sport dico, no? Quando vince un italiano nello sport io sono sempre contento, mi garbava anche Tomba, per dire, era duro Tomba, mi garbava assai, cioè proprio era un fan sfegatato e tutto quanto, quindi diciamo non vorrei essere frainteso che non dobbiamo festeggiare, dobbiamo festeggiare persino il risultato sportivo eccetera, bella roba, ci divertiamo, lo guardiamo, ci entusiasmiamo, però ovviamente diciamo questa retorica dell'arci italiano eccetera di uno che sta a Monte Carlo, no. Cioè, no, è proprio quello, è proprio il giochino per eccellenza di come ci inculano. E quindi, se stai a Monte Carlo, al limite faccio finta di niente e dico, oh, bravo Sinner, ma anche proprio simbolo della patria. Lui è il simbolo della sdoganamento del fatto che ricco può e deve odiare la patria e quindi andare contro gli interessi della patria. Quindi questo, no, poi è un bimbetto, cioè nel senso, penso che stia lui a fa conti, no? C'ha il meno e gli dice, se sono tutti lì, vai anche te lì. Non è una cosa individuale su Sinner, che anzi mi sembra molto carino, una persona, cioè un ragazzo veramente in gamba. Forse anche troppo, cioè un po' un rompicoglioni. Un po' un rompicoglioni, un po'. Ma nel senso, appunto, esatto. Se figli di diabete, sì, a guardare il telegiornale in questi giorni, esatto. A quanto è buono, a quanto è tira anche bestemmia a me, esatto. Io sono cresciuto con Michael Rossi, non cioè nel senso, ovviamente questo penso, e però volevo insomma, poi siccome invece il mancio di sport e anche di cose economiche che girano intorno allo sport, insomma, se mi interessa, poi mi interessa sapere cosa ne pensa. Italia e Francia, la stampa già non è tutto merito della Meloni per Orban, ma anche francesi. Italia e Francia convincano Orban, il premier ungherese alla stampa: tuteleremo Salis dopo le europee, entro nei conservatori. Repubblica, la marcia dei trattori, gli agricoltori mettono a ferro e fuoco Bruxelles per protestare contro il Green Deal. Il grano di Kiev e lo stop ai pesticidi. Von der Leyen apre ai manifestanti e promette di aiutare il settore. Il leader UE è favorevole a un consiglio straordinario. Orban piega la testa e dà il via libero a 50 miliardi di aiuti all'Ucraina. Meloni, molti stati usano le catene, si tratta per i domiciliari in Italia. Domani riferita al caso ovviamente di Ilaria Salis. Domani, caso Salis, Orban in catena Meloni, il sovranista entra nei conservatori. Il Domani veramente sta diventando il peggior giornale italiano, a parte il nostro amico Michelangelo Cocco, che consiglio sempre di seguire, anche se spesso non siamo d'accordo, però sempre insomma analisi e fatti approfonditi di uno che la Cina la conosce davvero.
Per il resto è veramente abbastanza imbarazzante. Il manifesto, me ne frego, Ilaria Salis in catene, accade in vari paesi, anche occidentali. Meloni difende Orban e rinsalda l'asse sovranista. Il premier ungherese rivela, dopo le europee, è pronta a entrare nel gruppo dei conservatori, quello della leader italiana. L'Ungheria si arrende a Kiev 50 miliardi. Poi in ginocchio da Elkan, titola Il Fatto Quotidiano, quindi completamente rovesciata la chiave di lettura. Stellantis, Tavares minaccia tagli, Urso regala un miliardo. Avevano scherzato, ricattato con gli esuberi, il governo offre incentivi su misura e una quota pubblica. Intanto la Ferrari si prende Hamilton. E poi per finire, Sole 24 ore, recuperabile l'8%, vabbè, queste sono cose un po' sempre più perdono, niente di politica generale, se non piano degli USA per Stato palestinese smilitarizzato e Biden sanziona i coloni. E ora Micheto, e tocca a te. Sì, anche perché c'è diverse cose, però bisogna andare di fretta perché oggi la stampa borghese dedica 4 paginate a Giuseppi e quindi le vanno lette tutte e imparate a memoria. Esatto. No, dopodiché la cosa più divertente o più istruttiva non saranno tanto queste quanto il fatto che immancabilmente oggi arriverà il post di Giuseppi che li prende per il culo, insomma il genere letterario su Facebook Giuseppi versus stampa borghese, secondo me è una delle cose più divertenti, quindi in realtà è un'introduzione a quello che auspicabilmente accadrà oggi su Facebook, quindi tenete sotto, ovviamente già lo fate tutti, però se per caso c'è qualche ancora miscredente. Tenete d'occhio il profilo Facebook di Giuseppi perché oggi qualche cosa di divertente tirerà fuori, però io, appunto, poi in realtà le questioni sono due, sono quelli dei trattori e quelle sullo sblocco da parte di Orban dei fondi per l'Ucraina, ma però in realtà tipo anche Repubblica in questo assegna un ruolo alla Meloni, quindi non è solo il giornale o il Libero. No, no, ma anche la stampa dice Italia e Francia, diciamo, i giornali italiani dicono solo Meloni, ma anche la stampa di Gedi riconosce questo ruolo alla Meloni. Esatto, e quindi appunto dal punto di vista dell'analisi, Repubblica con Bonanni parla in prima pagina della questione dei trattori, più o meno sulla stessa linea, però come dicevi giustamente te, molto più concreto, senza svolazzi ideologici, senza troppe segate nel mezzo, e De Aglio sulla Stampa, punto di vista liberale sulla questione, l'articolo parte in prima pagina, l'ha già letto, poi però continua a pagina 21, e elenca in qualche maniera i 4 motivi alla base, secondo lui sono i motivi alla base della protesta. Dice: il primo fattore che a prima vista può sembrare molto remoto è l'Ucraina, grande produttore e grande esportatore di cereali. Se dovesse entrare nell'Unione Europea con i parametri attuali otterrebbe una parte molto grande dei sussidi agricoli complessivi, sottraendoli così alle imprese agricole che ricevono oggi fondi cospicui. In questa prospettiva, a rendere nervosi gli agricoltori c'è il taglio dei sussidi al diesel deciso dalla Germania nell'ambito di una più generale politica verde volta a ridurre l'uso dei fossili. Poi più in generale, il colore verde non piace molto a numerosi settori dell'agricoltura. A livello mondiale uno dei maggiori elementi dell'inquinamento e del conseguente aumento della temperatura mondiale è rappresentato dagli allevamenti intensivi. Questo si sapeva, poi questa situazione ha il suo massimo europeo nei Paesi Bassi, quindi c'è l'Olanda di mezzo, e poi conclude dicendo: tutto ciò mostra che la riduzione dell'inquinamento è un problema politico di prima grandezza e non può essere risolto semplicemente con qualche misura tecnica. Se ne sta rendendo conto anche un nuovo primo ministro francese, Gabriel Attal, che ha promesso nuovi sussidi per gli agricoltori entro il 15 marzo. Gli ha fatto eco il ministro dell'economia Bruno Le Maire, annunciando il controllo dei prezzi agroalimentari nelle più grandi catene di supermercati.
Queste misure naturalmente non bastano, vanno affrontati sia il problema dei redditi delle categorie di lavoratori che si trovano a essere occupati in settori fortemente inquinanti, sia il problema ancora più generale del nostro modo di vivere. Il livello di certi consumi alimentari dei paesi ricchi non è probabilmente sostenibile a lungo. Il tentativo, oltretutto difficile, di controllo del clima non avrà successo con qualche misura tecnica, ma con un generale cambiamento delle nostre società. Quindi poi ovviamente c'è la chiusa moralista. Però ecco, questi, lui non parla, la Repubblica lo fa, si dice a voce, perché se no davvero ci si fa giorno oggi, della questione degli accordi con il Mercosur, cioè gli agricoltori no, protestano anche con il trattato di libero scambio con l'Unione dei Paesi del Sud America. Questo De Aglio non ne parla, la Repubblica ne parlava. Sì, lo avevamo accennato proprio rapidamente nel pippone. No, una cosa che sottolineerei appunto è, diciamo, l'impatto politico di questa roba qua, che da noi, diciamo, si fa un po' fatica a valutare, però appunto il caso olandese ce lo racconta bene. Appunto, negli ultimi 2 anni Rutte si è bruciato fondamentalmente, diciamo, per una serie di cose, ma fondamentalmente la cosa proprio che ha creato poi la massa critica, proprio che l'ha cacciato, lui e poi Timmermans come... diciamo lui e al suo posto poi è stato candidato Timmermans per i liberali e poi è stato sconfitto Timmermans alle urne, è stata proprio la protesta che è partita dalla loro idea di buttare giù completamente 3.000 allevamenti per tutta la questione delle emissioni dello zolfo, credo, no? In particolar modo, e quella appunto porta a una grande mobilitazione che poi ha portato alla vittoria di Geert Wilders, che Geert Wilders è un caso umano, si può dire, cioè noi siamo molto... nel senso, credo, insomma, non siamo sospettabili di liquidare le robe populiste di destra come tresciate, anzi le prendiamo molto seriamente, ma quello mi sembra proprio parecchio un pagliaccione, ecco, nel senso abbastanza, eppure ha vinto le elezioni principalmente perché è stato come l'AfD ora in Germania, prima che arrivasse la Wagenknecht, l'unica forza politica che, diciamo, ha riconosciuto la legittimità delle proteste, ha cercato di interloquire con quel movimento lì. No, una cosa invece secondo me interessante, sempre a proposito di questa questione dell'agricoltura, è su Repubblica, pagina 3, il rapporto del potere politico italiano con questi movimenti di coltivatori diretti, perché vedete, la Coldiretti storicamente è proprio il braccio armato della Democrazia Cristiana nelle campagne, cioè la Coldiretti è stata quella che ha vinto tutte le elezioni finché l'Italia è stato un paese agricolo, no? E con la dissoluzione della Democrazia Cristiana l'idea è un po', a quanto ho capito, io mi sono fatto, è che a seconda di dove i gruppi, le parti principali di Democrazia Cristiana hanno migrato, la Coldiretti si è posizionata, quindi in Toscana, per esempio, penso l'idea che sia, poi che è molto vicina al PD, mentre ovviamente in Lombardia, in Veneto, eccetera, penso sia molto più vicina prima alla Lega, ora in generale al centrodestra, no? E c'è questo articolo interessante su Repubblica, la lenta rincorsa di Meloni e Coldiretti ai piccoli agricoltori delusi dal governo. E dice, non li hanno visti arrivare, convinti di avere il comparto in mano. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cognato d'Italia, Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, dopo aver stretto un asse fortissimo, quasi simbiotico con Coldiretti, erano convinti di reggere all'urto del malumore degli agricoltori, ma alla fine il vento della contestazione iniziata in Germania e in Francia contro la politica agricola comune è arrivato e dalle campagne siciliane fino alle aziende della pianura padana la protesta è esplosa. Un movimento nato dal basso, molto spontaneo, che ha nel mirino Bruxelles e i vincoli della nuova PAC, ma anche una catena di valore che offre una remunerazione sempre più bassa dalla terra, appena 6 centesimi su un prezzo di vendita di 1 euro per i prodotti trasformati, secondo stime. Vabbè. Dopo il Covid è arrivata la guerra in Ucraina che ha fatto impazzire i costi delle materie prime, dell'energia e dei fertilizzanti, con aumenti superiori al 60%, mentre la siccità prima e le alluvioni dopo falcidiavano i raccolti. E questo è quello che è successo in Italia. Gli agricoltori che in questi giorni bloccano strade e autostrade, annunciano proteste nella capitale, non vogliono bandiere di nessuna associazione.
E infatti non sono governati se non dai soliti agitatori che provano a metterci il cappello. Ci ha provato la Lega di Matteo Salvini, ma con scarso successo. Ieri però a Bruxelles col Diretti non temeva i fischi dei trattori italiani, che lì non c'erano. I connazionali in piazza, non molti, facevano capo a un movimento di piccoli agricoltori che si riconoscono nella sigla La Via Campesina e che promuovono l'agricoltura biologica, si oppongono agli OGM e agli accordi di libero mercato, e che hanno osservato con un certo stupore il capovolgimento della posizione della principale organizzazione agricola italiana, che ha abbracciato con convinzione le ragioni di quella protesta che fino ad allora avevano dribblato, riuscendo insieme ai rappresentanti di Copa-Cogeca, che non so che è la principale federazione agricola europea, e dei giovani agricoltori UE, a farsi ricevere dalla von der Leyen. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, rivendica i risultati raggiunti. Von der Leyen, con il presidente del Consiglio UE, Charles Michel, ha assunto primi impegni rispetto al piano Non è l'Europa che vogliamo, che abbiamo presentato, ha spiegato ieri sera. Difficile sapere se questa iniziativa basterà a ricucire il rapporto di fiducia con la base, anche perché i piccoli agricoltori si sentono abbandonati da tutti, anche il governatore Luca Zaia, ex ministro dell'agricoltura, che ha la sua base elettorale tra i coltivatori veneti, è in difficoltà. E per chiudere, le altre grandi organizzazioni italiane, Confagricoltura e CIA, dunque la Confagricoltura è come la Confindustria degli agricoltori, quindi è, diciamo, il sindacato dei grandi, quelli nell'Ottocento si chiamavano i grandi proprietari terrieri. La CIA è la Confederazione Italiana Agricoltori, che era quella più di sinistra, a quanto mi ricordo io, quindi contestate dai trattori, ma in misura minore rispetto a Coldiretti, a cui si imputano eccessiva vicinanza al governo. Per il momento hanno espresso comprensione nei confronti delle ragioni dei manifestanti. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Cianzanti, ieri ha anche espresso apprezzamento per le assicurazioni della Commissione UE, definendolo il primo passo verso una politica agricola. E quindi, insomma, c'è tutto questo mondo in alcune zone molto collaterale al governo, che è un po', che è un po' in fermento. Siccome è un mondo governativo per eccellenza, stargli un po' dietro, magari bisognerebbe farlo anche con un po' di continuità, ci dice qualcosa anche, no, degli equilibri di potere che ci sono in Italia. Questo per gli agricoltori. Poi per la questione invece Orban e Ucraina, ne parla Repubblica a pagina 6, mi sembrava proprio un po' più equilibrato, insomma più anche sintetico, il Corriere della Sera a pagina 2. Ora lo ritrovo. I leader disinnescano Orban, accordo UE per i fondi a Kiev, sbloccati 50 miliardi, prevista una relazione annuale, ma nessun potere di veto al premier ungherese, che annuncia: entrerò nel gruppo dei conservatori. Però la cosa più interessante forse era questa qui, che l'ho persa, riportata nell'occhiello, la svolta rappresenta anche un segnale importante per gli Stati Uniti. Ora però nel testo mi è andata via la sottolineatura. Parla del fatto che l'hanno convinto, appunto le ragioni sono anche riportate. Sì, infatti, quindi c'è, dice, alleati, la svolta rappresenta anche un segnale importante per gli Stati Uniti. Eccoli, no, le parla all'inizio, esatto. Anche stavolta l'Unione Europea ha salvato la faccia, ma è stato un passo dal perderla. Secondo un copione che ormai si ripete, all'ultimo è riuscita a neutralizzare il veto di Viktor Orbán. I 27 leader UE hanno trovato all'unanimità l'accordo per il pacchetto di aiuti da 50 miliardi da fornire all'Ucraina nell'ambito del bilancio comunitario, e a ribadire così il proprio sostegno finanziario e militare al paese in guerra. Un segnale importante anche per Washington. L'UE sta assumendo la leadership e la responsabilità nel sostenere l'Ucraina, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Ecco, all'inizio, cioè nel momento in cui gli Stati Uniti scaricano su di noi i costi della guerra, sia indiretti ma in realtà anche diretti, noi si esulta perché appunto ci si accolla questa brutta storia alle nostre frontiere, invece di cercare in qualche maniera di sminarla. Sulla questione più generale estera, Repubblica comincia in prima pagina,
ospita invece un editoriale di quelli, mi sa, che sono un po' con proprietà con altri giornali, anche stranieri, di Thomas Friedman, La dottrina Biden per il Medio Oriente. Poi inizia in prima, poi segue a pagina 26. La dottrina Biden riguardo all'espandersi della crisi in Medio Oriente, penso due cose. Come cazzo si fa? No, ma poi oltretutto non, poi in realtà non si, è quella che lui vorrebbe essere la dottrina Biden, perché lui dice una dottrina Biden non c'è sostanzialmente nell'articolo, dice, no? La parte a pagina 26. Riguardo all'espandersi della crisi in Medio Oriente, penso due cose: stiamo per assistere alla messa a punto di una nuova strategia dell'amministrazione Biden, quindi non è che c'è una dottrina, no? Era questo pezzo qui. Infatti poi il corpo dell'articolo dice: se non assisteremo alla messa a punto di una dottrina valida e combattiva, la crisi in Medio Oriente si metastizzerà secondo modalità che fortificheranno l'Iran, isoleranno Israele e ridurranno in cenere la capacità dell'America di influenzare al meglio gli eventi in quella regione. Una dottrina Biden, definisco così il convergere di un pensiero strategico e di una pianificazione strategica che ho captato mentre svolgevo il mio lavoro di giornalista, potrebbe procedere lungo tre binari. Lungo il primo ci sarebbe un atteggiamento forte e risoluto nei confronti dell'Iran, comprendente un'energica rappresaglia militare contro i delegati dell'Iran e i suoi agenti nella regione. Lungo il secondo binario potrebbe esserci un'iniziativa diplomatica statunitense senza precedenti, mirante a promuovere uno Stato palestinese adesso. Potrebbe prevedere una forma di riconoscimento da parte degli Stati Uniti di uno Stato palestinese demilitarizzato in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, che potrebbe nascere soltanto una volta che i palestinesi abbiano messo a punto una serie di istituzioni affidabili e adeguate e una volta che, sul piano della sicurezza, si siano dotati della capacità di garantire che un tale Stato non potrebbe mai minacciare Israele. Lungo il terzo binario potrebbe procedere un'alleanza per la sicurezza allargata a Stati Uniti e Arabia Saudita, che preveda anche la regolarizzazione delle relazioni dei sauditi con Israele, se il governo israeliano fosse disposto ad abbracciare un processo diplomatico che miri alla creazione di uno Stato palestinese demilitarizzato guidato da un'unità palestinese riformata. Quindi, guerra all'Iran, continuità con, da Roosevelt in poi dell'alleanza con l'Arabia Saudita, e istituzione di un governo fantoccio in Cisgiordania che magari si faccia mandare un po' d'acqua potabile da Israele. Questo mi sembra la dottrina Biden per il Medio Oriente, che vabbè, cioè quella che vorrebbe Thomas Friedman o quella vera sua? Quella che Thomas Friedman ha capito che potrebbe diventare là. No, vabbè. Questo è come la vedono, diciamo, dall'altra parte del laghetto, come dice Giorgio Buffa. Stellantis, il manifesto ne parla Franchi a pagina 8, però quello che gli dà più importanza è il Fatto Quotidiano con un commento a pagina 3. Interessante come fa spesso lui. Di Carlo Di Foggia, che è uno molto, molto bravo, me l'hanno segnalato già un paio di volte. Non conosco bene a sapersi. Un po' di questioni economiche sul Fatto Quotidiano, è bravo. Appunto dice: i vertici ex Fiat alzano la posta, ora in ballo altri 6 miliardi di aiuto. A caldo la reazione umorale: questi sono folli, replicano dal governo a chi chiede commenti sulle uscite dei vertici di Stellantis. La D. Carlos Tavares, che su Bloomberg accusa Meloni di non sussidiare il settore mettendo a rischio gli impianti, mentre il suo capo delle attività europee, Davide Mele, elogia il miliardo di incentivi appena presentato al tavolo col ministro Adolfo Urso, è una scena grottesca. Il disastro comunicativo illumina però una situazione incancrenita che nel 2024 arriverà in ogni caso al punto di rottura. L'Italia sta vivendo l'eclissi della sua produzione nazionale, un declino innaffiato da incentivi mirati all'unico produttore, Stellantis, ma non in grado di invertire il trend del progressivo disinvestimento dell'ex Fiat Chrysler nel nostro paese, specie dopo la fusione con Peugeot. Il disastro vive di boutade, come il ministro Adolfo Urso, che chiede a Tavares di esplicitare la richiesta di volere l'ingresso dello Stato italiano nell'azionariato.
Elish Lane e Giuseppe Conte attaccano Meloni e soci chiedendo di essere conseguenti, ma è un'ipotesi che al momento non esiste. Oggi il primo azionista è Exor degli Agnelli Elkan col 14%, ma i soci francesi li superano grazie al 6,2% in mano al governo transalpino. Per pareggiare la quota, gli attuali valori in borsa servirebbero 4 miliardi, mentre il governo pensa di svendere pezzi di Poste ed Eni per fare cassa. Ammesso che Parigi non reagisca, John Elkan ha già declinato, non ce n'è bisogno, e ha pessimi rapporti con Meloni e C, come testimoniano gli ultimi scontri. La realtà è che Tavares ha fiutato il vicolo cieco in cui si è messo il governo, che si è dato l'obiettivo di produrre in Italia 1 milione di veicoli, auto e commerciali. A Bloomberg il manager portoghese ha spiegato che la corsa al ribasso dei prezzi dell'elettrico sarà un bagno di sangue, ma ai governi chiede sussidi crescenti. Quelli presentati ieri valgono 1 miliardo e sono costituiti sulle produzioni Stellantis, che però non assume impegni sui modelli e produzioni. Appunto, vogliono soldi. Nel 23, dati FIM, in Italia sono state prodotte 751.000 unità, tra auto 521.000 e veicoli commerciali contro le 685.000 del 22. Un rimbalzino, visto che i livelli rimangono inferiori dell'8,2% rispetto alla fase pre-Covid di quasi il 50% sul 2008. Con l'ultima tornata di sussidi, oggi sono stati spesi 2,7 miliardi del fondo automotive stanziato nel 22 dal governo Draghi, di cui solo 750 sono andati a sussidiare le produzioni della filiera. Restano altri 6 miliardi al 2030 e il governo ha un bivio. Urso ha spiegato di voler attirare un secondo produttore, ma operazioni del genere richiedono molto tempo e tantissime risorse, di fatto assorbirebbero l'intero fondo. È insomma un'arma fine di mondo, scarica, ma inevitabile visti gli obiettivi posti. L'idea di Urso è che se questo anno gli investitori non dovessero smuovere i numeri, meglio dirottare le risorse ad attirare un colosso estero. Dialoghi sono già in corso con produttori cinesi, sudcoreani, giapponesi e americani. Una spinta potrebbe arrivare dai dazi anti-dumping allo studio della Commissione europea, che ha aperto un'indagine sulla concorrenza sleale dei produttori cinesi che dominano il mercato dell'elettrico, ovviamente. Ai giganti come la cinese BID potrebbe convenire aprire impianti in Europa, ma già trattative avanzate con il governo ungherese, a non dire delle reazioni che avrebbe Stellantis, vedendosi ridurre gli aiuti. Noi vogliamo proteggere gli stabilimenti italiani. Vedremo però se le conseguenze di questa scelta, puntolini, ha avvisato per il nostro Tavares. Nella guerra mondiale dei sussidi vince chi offre di più e Tavares vuole fare il prezzo. Mi sembra un commento assolutamente corretto, sì, individua la logica fondamentale del de-risking state, come lo chiama la GAP. Velocemente andiamo su Giuseppi, via. Vai. Comincia Repubblica, si legge il titolo, comincia Repubblica a pagina 11. Va un po' in crescendo, Che schiera niente po' di meno che il compagno Cappellini, con rinforzino anche di Cofferati. Cappellini, ricordiamo, è quello che accusava chi chiedeva la pace, la marcia per la pace quando è scoppiata la guerra in Ucraina, di essere traditori dei partigiani. Ecco. Dubiquità del Conte 3, più a sinistra del PD e più a destra di Meloni. Aspirante Prodi e pupillo di Trump, ammiratore di Berlinguer e sovranista. Le versioni contiane sono vorticose e il PD impazzisce a rincorrere. La però in effetti è bellina, poi è vero. Il consenso non finirà dopo l'Europea e la rivalità con i Dem. Senza il sorpasso 5 Stelle sugli alleati, l'ex Premier continuerà a cercarlo fino alle prossime politiche. E poi accanto con Ferrati, il Movimento 5 Stelle sbaglia tutto, ma Schlein ora indichi le priorità. Quindi diciamo che qui si prende questa pagina, si fa il contrario e mi pare di poter dire che siamo abbastanza a cavallo. Sì, infatti, diciamo, come si dice, ha anche dei difetti. Esatto. Il Corriere, pagina 13, addirittura qui si schiera Aldo Grasso. Aspetta, trovo anche questo. Avanti Uniti, ci rispetti, Elli sotto volante. Ma non è Aldo Grasso, è un altro che non si sa chi è, Roberto Gressi. Ah no, è Roberto Gressi, hai ragione, no, ho fatto casino.
insulti e sberleffi sulla strada dell'alleanza, divisi su tutto, dal MES al Medio Oriente, ma condannati all'intesa. Però anche loro qui in effetti riprendono un po' questa cosa che non è del tutto folle, no? Che siccome Conte ha queste posizioni un po', ovviamente non è che viene dalla sinistra classica, quindi un po' eterodosse, il PD dal loro punto di vista impazzisce a stare dietro a tutti. Ma finalmente la cosa più bellina è La Stampa a pagina 11, che dà conto di un'iniziativa ovviamente meritoria. Bello, la scuola rosso-bruna, questa è esatto. Bellissimo. La settimana prossima l'Istituto di Formazione Politica del Movimento 5 Stelle si occuperà di patriottismo, come ha fatto Ottolina TV negli esatto. ultimi. E tra i relatori figure di formazione diversa con un punto in comune, la critica al sostegno a Kiev. Ma perché non ci hanno chiamato anche noi, sono dei bastardi? Donatella Di Cesare, Stefano Fassina, Marco Tarchi, Pasquale Fridico e Giuseppe Conte. Si vorregge anche due righe: fate politica, torna alla scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, appuntamento venerdì 9 febbraio a Roma, nel Tempio di Adriano, a due passi dal Montecitorio. Titolo: i relatori colorano di rosso-bruno la lezione, che sarà moderata da Pasquale Fridico e conclusa da Giuseppe Conte. Patria e patriottismo, che reazione vi suscitano questi concetti? Li rivendicate orgogliosamente, domanda l'ex premier, o li ignorate disinvoltamente? Per sviscerarli, tra una settimana saliranno in cattedra Stefano Fassina, la filosofa Donatella Di Cesare e il professore Marco Tarchi, tre voci molto critiche sul sostegno militare all'Ucraina. E quindi mi raccomando, andate tutti, chi può. Mi sembra un ottimo programma. Siamo... Scuola Rossa. Mi sembra una puntata di Otto Sofia. Ecco. E finalmente, siccome si parlava prima di sport, di Sinner, io dal punto di vista fiscale sono dell'idea che qui, cioè, l'evasione fiscale è legale, e quindi perché uno dovrebbe pagare le tasse in Italia se le paga meno a Monte Carlo? Però appunto sì, basta non farle, basta poi non farne il cittadino modello. Però in generale io, a me il tennis ormai non piace più, perché giocano tutti uguale, il tennis è uno sport tecnicamente involuto. Cioè i campioni di oggi sanno fare proprio tecnicamente un terzo delle cose che sapevano fare i campioni fino a 20 anni fa, soltanto le fanno a una velocità tale per cui se oggi uno dei campioni tornasse a giocare perderebbe 6-0, 6-0, però tecnicamente è involuto e è anche palloso. Infatti nel mondo del tennis c'è da anni una riflessione su come renderlo più televisivo. Se si guarda i tornei, quelli specialmente dei ragazzini, c'è un parallelo con le finali ATP a Milano, fanno le finali ATP dei giovani, si vede che sono partite molto più corte, col tie break che arriva prima, se non addirittura il terzo set è direttamente un tie break, perché è diventato uno sport, siccome nonostante sia giocato a velocità vorticosa è molto monotono, cioè giocano tutti uguali, e in più partite al meglio 5 set durano 5 ore, se non c'è un coinvolgimento come in questo caso di Sinner per gli italiani, diventa sostanzialmente televisivamente inservibile. È allo studio, sono allo studio progetti di riforma, eccetera, eccetera. Però fatto sta che Sinner tira, e però dice Rai Sport si dà al biliardo, Mediaset incassa il tennis. C'è insomma un po' la polemica che ogni tanto viene fuori sul fatto che la Rai ha perso via via tutti gli sport, addirittura anche il calcio, perché mantiene 90° minuto, ma in una forma in cui ormai nel momento in cui le partite non ci sono più tutte insieme non serve più a nulla, un po' di domenica sportiva, un po' di ciclismo, però soprattutto e qui anche magari si può dire di Bulbarelli che è il leghista e tutto, però ma dov'è che non me l'hai detto? Al Fatto Quotidiano a pagina 19. Seconda colonna, fino ad Auro Bulbarelli, quota Lega, che si è fatto notare per aver dato tanto spazio al biliardo sul canale di Eurosport. E io direi più biliardo e meno tennis sulla televisione pubblica. Però sul Fatto Quotidiano riporta questa polemica. Le sport si dà al biliardo, media sette in cassa il tennis.
E poi in realtà appunto una panoramica su tutto quello che la Rai ha perso e su cosa, ora a parte gli scherzi, legittimamente dovrebbe recuperare, perché ci sono degli eventi che sono, no, gli eventi che sono, che dal governo vengono catalogati come di interesse nazionale, la Rai ha l'obbligo di trasmetterli, e li può trasmettere anche se i diritti, a quanto ho capito, se capisco bene, anche se i diritti ce li ha un'altra emittente, però se c'è un altro emittente criptati, la Rai gli eventi di interesse nazionale li può comunque dare in chiaro. Se li prende Mediaset no, perché Mediaset non è una televisione a pagamento e quindi sarebbe un doppione inutile, però se ce l'ha una televisione a pagamento la Rai li può contemporaneamente. Non la sapevo questa cosa qua. Tipo la finale del Mondiale o che ne so, appunto, o anche la finale di un torneo del Grande Slam se c'è un italiano, per esempio la Coppa Davis, insomma queste cose, Giro d'Italia. Allora, invece, se hai finito, io chiudo su una cosa al volo, un po' di notizie al volo, una molto interessante, diciamo, è tutta la polemica che è scoppiata, insomma, ieri, appunto, lo scoppio delle azioni di Meta, rientra tutto, diciamo, nei ragionamenti, diciamo, un po' la cosa principale dal punto di vista proprio strutturale del sistema mondo capitalista, che cerchiamo un po' di raccontare in particolare da qualche mese, anche col pezzo di stamattina di Sinner, che era solo una scusa per parlare dei paradisi fiscali e poi in generale della fuga dei capitali e delle bolle speculative. E appunto, Financial Times, le azioni di Meta fanno un balzo, mentre appunto gli investitori salutano i dividendi e 50 miliardi di buyback, quindi diciamo proprio questo meccanismo qua per cui la bolla finanziaria si autosostenta e proprio va in direzione contraria rispetto all'economia reale, nel senso che in questo caso qua appunto non c'è nessuna crescita, nessun sviluppo, eccetera, anzi il programma principale di Facebook, che è appunto quello del metaverso, è stato un flop totale, quindi un'azienda che è assolutamente incapace di creare qualsiasi cosa di utile come valore d'uso in qualche modo, e che però insomma nel frattempo ha tagliato decine e decine di migliaia di posti di lavoro e quindi viene in qualche modo premiata, ma soprattutto viene premiata proprio per questo meccanismo di autosostentamento della bolla, per cui ci sono i dividendi perché c'è stato, non perché c'è stato un aumento del fatturato, un aumento dei margini, bla bla bla, ma perché semplicemente si sono segati i costi, quindi diciamo si è fatto un danno imponente, diciamo, all'economia nazionale. Ci sono un po' di dividendi, questi dividendi vengono completamente reinvestiti nel ricomprare le azioni, che quindi si gonfiano di valore e quindi il mercato poi, che non esiste, segue e sostiene questo andamento qua, no? Meta e qui anche Amazon crescono di 270 miliardi dal momento che gli investitori brindano, diciamo, al taglio dei costi, che è sostanzialmente il taglio del personale. E poi c'erano un paio di cose, no, proprio rapidamente, questa sulle Filippine interessante, perché le Filippine hanno approvato, diciamo, un pacchetto piuttosto sostanzioso di acquisto di sottomarini, Nikkei Asia, che è una testata che insomma consiglio di seguire, perché è abbastanza abbastanza autorevole e credibile. Appunto sottolineano, le Filippine escono un po' dal guscio con questo acquisto di sottomarini. Gli esperti dicono che Manila sta segnalando appunto uno spostamento verso una maggiore enfasi sulla difesa esterna, quindi qui siamo sul terzo fronte, diciamo, che un pochino negli ultimi mesi abbiamo un po' trascurato, perché ovviamente Ucraina e Mare del Nord, insomma, ovviamente hanno avuto la precedenza a lungo. Medio Oriente ora è inevitabile che abbia la precedenza, però vi ricordiamo appunto la grande guerra è su tre fronti. Eccoli Axel, il terzo fronte è quello del Pacifico, insomma, che va tenuto ovviamente sott'occhio e basta. No, non avevo nient'altro di particolare da segnalarvi, soprattutto perché non ho letto un cazzo stamattina e mi sono svegliato tardi. E quindi non so se volevi chiudere con qualcosa, Tommy.
Non ti sento. Non ti sento più. Dicevo, c'è la tris, ma oggi è difficile. Però pensiamoci un attimo. Ci si può provare la settima di Taranto alle 5:25. Ancora non sono uscite le quote, però Urlo di Poggio il 9, Virtuoso Luis il 13 e America Ass il 15, Vincente è un casino, si può provare il 9, Urlo di Poggio, se non altro perché è figliolo di Varenne e quindi figliolo ma di Varenne. Ma invece quella di domenica com'è andata? Domenica? La Tris no. Quello che detto Vincente è arrivato secondo, quindi se qualcuno ha giocato piazzato. Ragazzi, bisogna giocare, siate cauti, giocate i piazzati. Ma tanto... i piazzati pagano a vabbè, ma insomma, però vai all'ippodromo, almeno a quello di Pisa all'ippodromo ci si sta bene, se c'è il sole... Vai lì, stai bene, fai una bevuta, fai due chiacchiere, vedi i cavalli, è bellino, ambiente per famiglie, regolare, un centro IAI pulito, a modino è... Ti giochi, se giochi piazzato e non sei proprio un coglione, più le volte vinci di quelle che perdi. Guadagni una sega, però sei andato lì, invece che spende, ci hai guadagnato anche qualcosa. Io sono della scuola dei piazzati, non vi fate pigliare dalla foga che tanto non ci capite una sega. Piazzati, una bella giornata, tranquillità, piazzati e buona. Io ho giocato due volte nella mia vita, due piazzati, l'ho vinti, sono contento, ormai sono diventato di quella religione. Esatto. Comunque, se Riz in attesa che escono le quote, quindi data un po' al buio, 9, 13 e 15. Su, cos'è? Taranto? Taranto 7. Va benissimo. E invece, allora, poi fateci sapere se i consigli del Nencioni, diciamo, quelli di domenica scorsa, a quanto ho capito, no, una sega, a parte se seguite insieme a quelli del Nencioni e mio, quindi quando lui dice vincente, voi datelo piazzato e basta. E ci vediamo... domenica sera puntata della bolla con Stefano Orsi e Francesco Dall'Aglio, quindi puntata dove riceveremo e risponderemo a tutte le vostre domande, ecco, non faremo pippone di ore eccetera. E poi che altro, ora fra pochino facciamo intervista a Gianfranco Viesti sul discorso autonomia differenziata, che forse pubblichiamo, credo di riuscire a pubblicare per stasera alle 18:30, quindi seguiteci perché ovviamente è importante. Poi che altro, basta, ci rivediamo la settimana prossima. Una notizia importante, cioè una comunicazione servizio importante che non riguarda te, ora devo contattare gli altri due. Martedì, mercoledì, giovedì della prossima settimana molto probabilmente sposteremo gli orari della rassegna Stramba alle 9:15 invece che alle 8:30 per 3 giorni, perché un professore molto carino ci ha scritto, diciamo, sono in autogestione nella sua scuola, fanno un laboratorio di media, comunicazione eccetera, e ci hanno detto appunto di, siccome iniziano le lezioni, insomma le assemblee eccetera alle 9:00, ci hanno detto se potevamo spostare la rassegna Stramba per appunto permettergli di seguirla in diretta. Ci è sembrata una cosa molto molto carina. Io questo lavoro qua sulle scuole, noi non possiamo fare più di tanto perché noi per campare bisogna lavorare 24 ore al giorno, quindi e le scuole ovviamente giustamente non è che portano un euro, però la settimana scorsa mercoledì sono stato in una scuola a Empoli, anche lì una bella assemblea con scuola divisa in 4 gruppi, ne ho fatti 2 eccetera, 300 bimbi alla volta, è stato molto bellino, quindi diciamo siamo aperti a questo tipo di cose, ovviamente nei limiti del fatto che noi bisogna tendenzialmente farsi un culo come un cesto e tempo per fare altre cose non ce n'è, però quando c'è l'opportunità, insomma, cercare un po' di ragionare con i ragazzi che sono più svegli dei boomer, cerchiamo di farlo. Grazie a tutti, grazie Tommy, grazie a tutti, buon weekend a questo punto. Alla prossima. Ciao.